Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono appena terminati i sorteggi di Champions e li commentiamo assieme. Allora, cominciamo a dire che il premio del miglior giocatore della UEFA è andato a Modric. Non mi trovo troppo d'accordo. Non lo reputo uno scandalo, però francamente credo che Modric abbia fatto un grandissimo mondiale, abbia vinto meritatamente il premio del miglior giocatore del mondiale, ma oggettivamente la stagione in Champions non è stata brillantissima, proprio quella di Modric. Però vabbè, ascolta, ci stava, non me ne frega nulla. Io mi aspetto Ronaldo che vinca i premi, spero che li vinca con noi. Tra l'altro Ronaldo assente, sentiremo il motivo, ma credo che sia per questo. Appena saputo che Modric avrebbe vinto il trofeo, ha pensato bene a dire fammi stare a casa ad allenarmi. Comunque Ronaldo, che è il miglior attaccante della scorsa Champions, e grazie a sta cippa ha vinto il titolo di capocannoniere alla grandissima. Commentiamo dunque i gironi di Champions League della Juve e poi diciamo qualcosa anche sulle italiane. Per me per la Juve è andata di lusso, per me è benissimo a Juve-Roma. E leggiamoli per la Roma: Real Madrid, Roma, CSKA Mosca, Vittoria Pilsen. Insomma, la Roma sapeva che doveva beccare una prima forte, a meno che non beccava la Lokomotiv Mosca, che è capitato in un girone francamente Lokomotiv Porto, Schalke e Galatasaray, incredibile. La Roma si sapeva che poteva beccare, tolto Lokomotiv Mosca avrebbe beccato una forte, perché guardo di qua e effettivamente una forte la dovevi beccare. E per la Roma era importante non e per il Napoli era importante non beccare la terza forte, e la Roma l'ha evitata perché ha preso il CSKA Mosca. Sì, è vero, in Russia è scomodo, è lunga, però la Roma è più forte, dai. E Vittoria Pilsen, sinceramente, è alla grandissima portata. La Juve invece ha beccato il Manchester United, che non è in un grandissimo momento, ha qualche individualità, ma francamente, se andiamo a vedere, è una squadra battibilissima, che non sta neanche bene a livello di allenatore, squadra, eccetera. Ha beccato il Valencia, squadra spagnola, quindi le spagnole, insomma, sono sempre un pochino da prendere con le pinze, ma oggettivamente. Che ha sfruttato la stagione negativa del Siviglia, perché oggettivamente è meno forte del Siviglia, squadra secondo me affrontabilissima per la Juve. Poi parlando della Juve, cioè la Juve che comunque ha anche preso Ronaldo, quindi. E poi lo Young Boys, che ho visto anche nel preliminare, sinceramente ho visto faticare con la Dinamo Zagabria, che non mi sembra proprio uno squadrone. Quindi secondo me la Juve è andata di lusso. La Juve non ha scuse, non solo di passare, ma deve provare a vincere il girone tranquillamente. Tranquillamente non vuol dire vincerlo con 60 punti, però io credo che debba provare a vincere il girone. Non deve neanche pensare a passare, ma deve pensare a vincerlo, perché oggettivamente credo che sia la più forte del raggruppamento. Ripeto, è andata molto bene anche alla Roma, perché può arrivare seconda, beccare Real Madrid comunque, cioè, ripeto, beccare una forte ci stava. E il fatto che ha beccato CSKA Mosca e Victoria Pilsen, sinceramente, sai, arrivi tranquillamente terzo, arrivi tranquillamente secondo, cioè la Roma se ne arriva tranquillamente secondo, a meno che non si suicidi da sola. È andata malissimo a Napoli e a Inter. Napoli, che l'Inter si poteva immaginare, Napoli ha beccato le due squadre, secondo me, che due squadre che poteva evitare. Se il PSG si sapeva, come per la Roma, la stessa cosa. Il Liverpool è stata la sorpresa. La cosa buona per il Napoli, comunque, aver beccato come ultima partita lo Stella Rossa. Avesse beccato il Galatasaray, il Napoli veramente avrebbe avuto il girone tostissimo per la trasferta. E vedremo, insomma, cosa farà il Napoli. Non gli do molte chance, devo essere sincero. Ma non tanto per il PSG, ma per il Liverpool. Secondo me il Napoli, se ha delle possibilità di passare, deve farle col Liverpool, perché per me il Liverpool non credo che si ripeterà. Quindi secondo me il Napoli, se vuole passare il turno, deve andare sul Liverpool. L'Inter invece secondo me ha due squadre che rischiano di lisciargli il pelo. Non è detto, perché l'anno scorso la Roma doveva uscire con Chelsea e Atletico, poi è passata. Barcellona, Tottenham, conoscendo come gioca il Tottenham. E poi c'è il PSV Eindhoven, che non è una squadra fenomenale, una squadra che io avrei preso. Però francamente non è neanche scarsissima, ecco, sicuramente è meglio il PSV Eindhoven della Stella Rossa come squadra, quindi insomma l'Inter ha beccato probabilmente il girone più difficile di tutti. Comunque, insomma, staremo a vedere, secondo me viene fuori il girone del Napoli, potrebbe anche passare come potrebbe anche tornare col discorso dei 12 punti. Vi ricordate, il Napoli è uscito 2 anni fa, 3 anni fa, no, addirittura prima c'era Benitez, quindi sono già passati 4-5 anni fa, c'era anche Higuaín, uscì da un girone facendo 12 punti.
tre squadre 12 punti, il Napoli uscì. Credo che possa ricapitare una cosa del genere, non che il Napoli esca, ma che possano affrontarsi, perché secondo me il Napoli in casa può far bene sia col PSG che col Liverpool, e magari perdere là. E stesse cose può capitare ad Anfield per il Paris Saint-Germain e al Parco dei Principi per il Liverpool. E credo che la Stella Rossa sia come posso dire, la ruota di scorta del gruppo, quindi la squadra materasso. E dunque, ragazzi, questo è quanto. Dunque, quindi riassumendo, bene Roma Juve, male Inter e Napoli. Per i premi UEFA ci sta Modric alla fine, anche se non sono d'accordo, io avrei votato Ronaldo, però diciamo che lo posso capire. Vergognosa la scelta di dargli il premio del miglior portiere a Navas e ancora una volta il premio del miglior difensore a Ramos, non tanto per il giocatore, ma per gli atteggiamenti che ha. Vabbè, comunque la UEFA funziona così e mi sembra che ultimamente stia funzionando molto molto male, compreso il discorso. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!